Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Evento Suzuki oggi porte aperte. Ci sono diverse moto interessanti in prova. La 800SE, 800D, V-Strom, GSX-8R, ma io ho prenotato la nuova GX-1000. Eccola qua ragazzi, correzione verde Rio. E adesso partiamo. Mi hanno spiegato due cose e adesso andiamo a farci un giro che non sarà molto lungo, perché mi hanno detto che la prova è di al massimo 20 minuti. Era in prima, ecco perché non si accendeva. Ci siamo ragazzi, GSX-1000 GX. Allora, andiamo da questa parte e poi torneremo indietro, perché da qua non possiamo girare di là. La nuovissima ragazzi Suzuki Crossover 1000, ovviamente col 17. Facciamo una bella cosa, giriamoci qua perché non ho voglia di andare fino là per tornare indietro, sennò perdo anche tempo. Giriamo qua e via. Dietro non c'è nessuno. Allora, siamo a Piacenza, moto con cambio elettronico, ottima la posizione di guida, spegniamo le frecce. Allora, facciamo prima un percorso in città, passiamo in mezzo a Piacenza, poi andiamo un po' nei paesi della campagna e tireremo un po' di più la moto. Vediamo se è tutto a posto. La GoPro mi sembra che sta registrando, spero che l'audio vada bene. Dunque, nuova Suzuki GSX-1000 GX 2024, la crossover della Suzuki, fondamentalmente la moto anche più avanzata della Suzuki come tecnologia. Questa infatti ha il sistema SAES della Suzuki, Suzuki Advanced Electronic Suspension, che sono sospensioni elettroniche. La prima moto della Suzuki della storia a montare questo sistema di sospensioni elettroniche semiattive. Fondamentalmente sono basate sulle Showa ERA, Hitachi Astemo, che dovrebbero essere quelle dell'Africa Twin anche, però in versione, dice Suzuki, modificata. Per quanto riguarda la moto ragazzi, questa è una crossover, quindi una moto adatta per andare a fare del turismo, ma una moto anche volendo adatta per spingere forte, per esempio quando si avvicinano i misti stretti e via dicendo. Allora, caratteristiche, beh, la moto, a parte essere molto bella e essere molto comoda, il parabrezza è regolabile, presa o anche USB, la moto monta il motore fondamentalmente delle altre 1000, no? Che è il motore 4 cilindri, cilindrata 999-1000, con una potenza di 152 cavalli a 11.000 giri, mentre la coppia ben 106 Nm. A 9250 giri. Passiamo di qua magari. La moto pesa in marcia 232 kg. Il peso ragazzi, vi dico la verità, non si avverte più di tanto, anche se comunque insomma si sente che un pochettino magari, ecco, ha un certo peso la moto, però nulla di che. Come altezza sella siamo a 845 mm. Ci sta su bene, la sella è anche comoda, il serbatoio 19 litri. Poi, come ciclistica, telaio, doppia trave in alluminio, abbiamo il porcellone che è in alluminio, sospensioni per l'appunto sono semiattive, con il sistema SAES nuovo della Suzuki, con smorzamento elettronico su quattro diverse tra virgolette, modalità sul quale lo smorzamento può agire. Abbiamo un impianto frenante con doppio disco anteriore da 310 mm con pinza radiale a 4 pistoncini monoblocco Brembo, e al posteriore un singolo disco da 250 mm con pinza singolo pistoncino, pinza Nissin a posteriore, quindi Brembo anteriore, Nissin a posteriore, gommata 120-190. Per equipaggiamento, da quanto mi sembra di aver visto, sono le Bridgestone, sono le Dunlop Sportmax, le Roadster 2. Comunque sono le Dunlop. ABS presente con la funzione cordoning, la strumentazione TFT da 6.5 pollici con anche ovviamente il Bluetooth, bella grossa la strumentazione. Freniamo perché c'era semaforo rosso, non l'avevo visto. Guardate intanto, tocco terra molto bene. Abbiamo tre diverse modalità di guida, diciamo tre diverse. Intanto la moto si è spenta, quindi rimettiamola. Ok,
Oh, ultimamente ho dei problemi e faccio sempre spegnere la moto, però questa volta ero pronto perché ho mollato io con la mano sinistra. Dicevo, per quanto riguarda l'elettronica, tre mappature motore, A, B, C. A sarebbe l'active, che sarebbe la mappatura diciamo più sportiva, B sarebbe diciamo l'intermedia, sono adesso io in B, vedete, e poi ci sarebbe la C, che è quella diciamo un pochettino più rilassata, la moto in quel modo è più adatta per esempio per chi non è molto esperto, oppure per non lo so, se piove e via dicendo. Come elettronico ovviamente c'è il ride by wire e tutto si basa sul SIRS, che è Suzuki Intelligent Ride System, questo suite di aiuti elettronici. E si parte dal Suzuki Drive MOS Selector, quindi le mappature motore che vi ho detto prima, A, B, C. Traction control su 7 livelli, volendo si può anche disattivare. C'è l'antipennata, c'è l'Easy Start System e l'ORPM Assist. Poi c'è il Cruise Control Smart della Suzuki. Smart perché fondamentalmente nessuno mi saluta, sì, BMW mi ha salutato, Ducati no, BMW sì. Smart perché si può utilizzare cambio elettronico anche durante la marcia con il Cruise Control inserito, e il Cruise Control non si andrà a disinserire, quindi è una cosa utile. Poi c'è l'ABS cornering, già ve l'ho detto, e abbiamo poi DAI, BMW DAI, e poi abbiamo anche il sistema che evita il sollevamento della ruota posteriore in caso di frenata in discesa, e il controllo anche della coppia in base al rollio, quindi all'angolo di piega che incubo questa mattina andare in moto in mezzo a Piacenza, che non siamo neanche in mezzo, siamo all'inizio di Piacenza. E poi dicevo parabrezza regolabile, e poi c'è anche la presa USB. Ora siamo in modalità B, mappatura B diciamo, quindi dicevo l'intermedia, vi ho detto prima. Poi dopo passiamo ovviamente magari al ritorno in mappatura A. Si può cambiare anche mappa, a parte che volendo... Allora, mi ha spiegato come si fa, proviamo. Così no? Ah ok, così con questo tasto si seleziona dove andare. Questo è il TC regolato su 5. Qua abbiamo... ok, ci si sposta con la freccetta per selezionare cosa cambiare tra traction control, sospensioni elettroniche e mappatura motore. Poi si seleziona insomma con le freccette su e giù, si può cambiare per esempio il riding mode. Ecco, in questo caso io lo chiamo riding mode, in realtà Suzuki lo chiama mappatura motore. Sono in modalità A, quindi fondamentalmente ecco, sono in modalità full power, la modalità chiamata active da Suzuki. Suzuki dà sempre dei nomi tutti suoi alle varie cose, soprattutto nei pacchetti elettronici. Prezzo della moto ragazzi, ah, ovviamente c'è cambio elettronico anche, mi stavo dimenticando, cambio elettronico up e down di serie, sempre compreso nel pacchetto elettronico della moto. Ok, quanto costa la moto? 17.600 euro. Volendo, Suzuki ha anche due allestimenti, chiamato uno sport e l'altro tourer. Fondamentalmente nello sport e nel tourer avete sella comfort, avete valigie laterali da 26 litri, più anche manopole riscaldate. Però nella sport avete un cupolino tra virgolette fumé, un cupolino piccolo, ecco, un cupolino diverso, e avete anche lo scarico Krapovic, mamma mia ragazzi, però qua non vanno, in titanio con fondelli in carbonio. Mentre nella versione touring avete il cavalletto centrale, in quel caso il prezzo è 19.000 euro per la sport e per la touring o tourer come si chiama. Questa ragazzi è la nuova GSX-S1000GX. È molto comoda, è più piccola di quanto mi aspettavo. Per fare un paragone, è più piccola rispetto alla S1000XR BMW che ho provato l'anno scorso con Erika. Questo ve lo dico, se magari avete adocchiato insomma una crossover, BMW costa di più ma è messa anche un po' meglio come caratteristiche, però BMW un pochettino più grossa, forse più accogliente e pesa anche di meno. Suzuki è un pochettino più smilza come moto, che può essere una cosa utilissima se si viaggia da soli, ma in coppia in tanti prediligono una moto magari un po' più grossa, un po' più accogliente, però ci sta su molto bene, ecco.
cambio marcia perfetto, fluido, nessun problema sia col cambio elettronico sia con la cambiata normale che stavo provando prima. Vedete, adesso passo in quinta, nessun problema, passo in quarta, nessun problema, sempre col cambio elettronico. Poi risalgo in quinta, risalgo in sesta, nessun problema. Quello davanti con la Fiesta sta dicendo, ma cosa sta facendo quello dietro? No ragazzi, discorso, non è mai successo questa cosa, no, apro una parentesi, discorso che a volte mi si spegne la moto, sempre quando parto, no? Ma è una questione del fatto che ogni moto ha la sua corsa, della leva della frizione, no? E quindi c'è quella moto che ha un certo tipo di corsa e quindi lo molli e il motore regge tranquillamente, mentre altre dove molli leggermente la frizione la moto si spegne. Per questo che è... però strana sta cosa, effettivamente non mi è mai successo, però ultimamente mi è successo con le MT-09, no e basta, solo con le MT-09 2024. E adesso avete visto quando sono partito con, mi si è spento il semaforo, ma l'ho subito riacceso ovviamente con la GX. Molto molto bella, abbiamo tre diverse colorazioni anche, c'è questa che è la Verde Rio, poi c'è la blu Miami, che è la classica blu, diciamo, Suzuki, blu argento, blu bianca, e poi c'è la nero Dubai. La Verde Rio è molto bella come colore, mi piace veramente tanto. Sospensione elettronica, ragazzi, che fanno bene il loro lavoro, mi sembra, per il momento. Ok, allora adesso la parte della città è terminata, la moto si comporta molto bene, avete visto, nessun tipo di problema. Io uso il cambio normale con la leva della frizione, anche se avrei quello elettronico perché è abitudine mia. Ora TRK intanto, ora andiamo ragazzi a farci un giro un po', tirando un pochettino di più magari. Buona protezione anche aerodinamica, il motore è bello cattivo, bello pronto, mi sembrano buone anche le plastiche, la costruzione, niente di eccezionale, vi dirò la verità, niente di eccesso a livello proprio di colpo d'occhio di plastiche, vi dicendo, però è una moto fatta bene, ecco. Di parabrezza regolabile, comunque già così protegge molto bene. Questo motore lo conosco in quanto l'ho provato sulla Naked GSX-S1000 e anche sulla GSX-S1000 GT. Ok, siamo con i traction control su livello 4. Beh, la sella è veramente super super comoda. Che poi non è neanche la sella comfort. Mamma mia ragazzi, però beccarsi le macchine che vanno piano. Non è neanche la sella comfort questa, è la sella normale di serie, però devo dire che è bella comoda. Il motore è bello fluido, bello lineare. Quando si prova o si passa su una moto nuova, bisogna sempre prendere confidenza con tutte le varie cose, comprese anche le varie leve. Per tornare al discorso prima che la moto mi sia spenta. Proviamo a prendere, ma questa zero, non si è sentito quasi nulla. La moto frena anche molto bene, qua c'erano un po' di buche eccetera, ma non si sentono. Guardate che bella giornata che c'è oggi. Scaliamo, quinta, quarta, terza. Ok, adesso alziamo magari un po' più il ritmo.
bel motore, è sempre tanta roba, ottima anche la cambiata. Quarta, quinta, la strumentazione è ben leggibile anche sotto la luce del sole. Siamo in quinta, torniamo in quarta. Poche vibrazioni. Ora c'è un rettilineo e penso che censurerò la velocità. Pronti ad aprire. Andiamo. Che allungo ragazzi, che allungo. Che allungo. Tanta roba al motore. E comunque anche alla velocità che penso non avrete visto, ma ero veloce, la moto era sempre comoda, nel senso anche come vibrazioni, proprio vibra pochissimo ed è ottima anche la protezione aerodinamica, tant'è che a quella velocità comunque mi sembrava di essere quasi a 100 all'ora, quindi come protezione aerodinamica veramente un ottimo lavoro da parte di Suzuki. E il motore è un 1000 e in mappatura A, ragazzi, la spinta è veramente notevole, possente. Ok, ora cerchiamo un punto dove fermarci. Ci cerchiamo un punto dove fermarci. Comunque una cosa, questo sì, non sembra quasi di avere in mano un 1000, eh? Cioè, è più piccolina secondo me di quanto uno potrebbe aspettarsi. Sembra quasi di avere in mano una media. Cioè, dirò un paragone magari un po' sciocco, sembra quasi di guidare una Tracer 9. Come dimensioni sto parlando, non come motore, ma come dimensioni sembra quasi di avere, questa è rimasta lì a guardare, boh, sulle strisce. Sembra quasi di avere in mano, ragazzi, una... Entriamo, no, Cimitero 9 che non è il caso. Di qua. Sembra quasi di avere in mano, ragazzi, una moto un po' più piccola, ecco, come dimensioni proprio. Quindi veramente ottimo lavoro anche da questo punto di vista. Cioè, ripeto, per andare da soli secondo me la moto è veramente una bomba. Ora, spegniamola, ci fermiamo perché so già che sforeremo con il tempo. Adesso sblocchiamo il video, faccio due foto, faccio una storia, video della moto attorno e poi riprendiamo. Comunque bello, bello questo verde Rio, mi piace.
Ok, rieccoci qua ragazzi. Ho fatto un video, insomma, un po' della moto attorno, ve l'ho descritta. Vi ho fatto un video anche di circa 40 secondi, velocemente vi mostravo la moto, cosa che avrete appena visto poc'anzi. Ora ripartiamo ragazzi, in fretta, ma ripartiamo. Avete visto, insomma, la moto è veramente molto bella. Io però una cosa la prenderei probabilmente in colorazione, quella classica Suzuki Blue Miami piuttosto che questa. Però devo dire che anche la verderia non è niente male. Allora, dai. Bene, ripartiamo. Vedete, si rilascia la frizione lentamente e si parte. È solo questione di prenderci la mano. Prima l'ho fatto di fretta al semaforo e la moto si è spenta, ragazzi. A me non va mai giù quando succedono queste cose. Però queste sono anche le prove. O sono io che sto invecchiando, magari per carità è anche quello. Allora, dai, torniamo indietro. Ecco, dicevo appunto, moto fatta molto bene, molto bella. E mi sembra anche il prezzo assolutamente onesto. La moto non ha effetti on-off, ovviamente. Ha le basse velocità. Però una cosa che mi piace molto veramente è come lavorano bene le sospensioni. Cambio elettronico. Sai che c'è davanti a noi? C'è della gente. Ci sono dei biker. Bene. Adesso finisce che davanti c'è l'S1000XR che ci cingarella. Non penso, sembra una BMW. Una BMW GS, ragazzi, niente. Due BMW, cioè quando ne incontri una in genere c'è anche l'altra. In genere BMW viaggiano sempre in coppia. Vediamo di sorpassare qua. Apriamo tutto full gas appena. Apriamo tutto full gas. Terza, quarta, quinta. Un'ottima spinta del motore. Riprende bene la moto. Scende anche in piega molto bene, ora per le pieghe che ho fatto, però è una moto che dà molto molto feeling. Soprattutto mi piace molto anche la frenata, proprio a frenare, ha un'ottima frenata incisiva, cioè appena freni proprio subito agiscono molto bene i freni. Sicuramente merito dell'impianto frenante Brembo all'anteriore M432, se vi interessa saperlo. Una cosa, la moto monta la piattaforma inerziale a tre assi e sei direzioni. Una cosa che non ho ben capito invece, nella moto vi ho detto c'è Suzuki Drive MOS Selector, no? E sono le mappature motore, le tre mappature motori, io sono in mappa. Suzuki dice insomma che nel sito, come la Yabusa che ho provato 3 anni fa, c'è il Suzuki Drive MOS Selector Alpha, ma non ho capito se questo Alpha sia
un modo per dire la suite di aiuti elettronici, perché sennò sarebbe una cosa simile a SIRS, no? Quindi è una cosa mia questa che non ho capito. Però tant'è, comunque di elettronica qua ce n'è tantissima e va in aiuto ovviamente di chi magari non è molto esperto, cioè questo è un 1000 ragazzi, 1000 di cilindrata, cioè tanta roba, ma per facilità di guida secondo me non richiede chissà quale esperienza, cioè se vabbè che io comunque avendo provato un mare di moto, però è veramente facile, cioè se avete paura perché è un 1000 vi approcciate o modalità C e la moto diventa più facile comunque da gestire, più tranquilla, ecco, se avete paura o se magari l'avete appena comprata, passate da un 600 così, una patente a due, il mio consiglio è partirci piano con la moto, magari partire da una modalità C o B, quantomeno l'intermedia B, non subito la full power, perché è vero che la moto va come te l'aspetteresti, cioè se tu stai dando full gas, diciamo l'erogazione è lineare, no? Non ha botte, non è che ti sorprende tra virgolette, perché è un 4 cilindri, invece già se prendiamo un 1300 bicilindrico, già sono, magari se non conosci bene la moto, tu apri full gas e magari l'erogazione ti dà una botta e ti sorprende, no? Ti prende alla sprovvista, invece un 4 cilindri è molto lineare come erogazione. Mi piace, è comodissima ragazzi, è comodissima. È comodissima, visto che ci siamo e protegge bene dall'aria, oggi c'è un pochettino di vento, visto che ci siamo abbiamo 10 minuti dove andremo un po' più piano, ecco un confronto veloce insomma con l'S1000XR, l'S1000XR ha 170 cavalli e 114 Nm di coppia, motore 1000, quindi ha più potenza e più coppia l'S1000XR, pesa anche di meno perché va a pesare 224 kg circa in marcia, più o meno memoria, chilo più chilo in meno, quindi comunque in assoluto ecco pesa un po' di meno rispetto a questa GSX-S1000GX. E ovviamente come potenza bruta, come cattiveria, BMW ne ha di più e si sente, cioè ero su in coppia quando ho provato la BMW e vi dico, vi garantisco, quando aprite con il gas, sotto è morta la BMW, ma quando aprite con il gas ha un motore veramente super esplosivo, pur essendo anche BMW 4 cilindri, che ha BMW dalla sua, magari come vantaggio per chi vuole una crossover, è che comunque è un pochettino più, secondo me, grossa come dimensioni, pur pesando di meno, e quindi magari in coppia ti dà più quell'idea magari di moto anche da viaggio. Questa ti dà più l'idea di essere sì una moto comodissima, ma essendo magari un po' più piccolina dici magari è più adatta per l'uso in singolo. Poi in realtà secondo me dietro la zavorina sta comodissima, però va anche detto che comunque Suzuki costa di meno rispetto alla BMW, perché BMW 20.000 a partire da qua 17.600 euro, quindi c'è una bella differenza anche di prezzo. È un bel compromesso comunque tra la GT che costa tipo 16.000 euro e la GSX-S1000 normale, la Naked, che va sulle 13.500 memoria. Un bel compromesso tra diciamo la manovrabilità, il feeling di una Naked e il viaggio, insomma la comodità in viaggio di una turistica come potrebbe essere la GT, che è una sport tourer. Cambio elettronico funziona sempre molto bene, bisogna premere solo ogni tanto un pochettino bene il, questo mi viene addosso, momenti bene, non c'è il radar ragazzi, qua non c'è il radar anteriore né posteriore, ma penso che ci arriverà poi anche Suzuki a mettere il radar.
un bel sound. Avrei voluto provare la versione sport con lo scarico a Krapovic in titanio con fondelli in carbonio di serie. Nella versione sport, però, qua c'è lo scarico originale, ma va bene così, per carità, va bene così. Vedete, è un motore che tu vai piano in città, lineare, cioè molto più scorbutico il motore della mia Hornet 750, ai bassi è più scorbutico, invece qua linearissimo. Vedete, io vado piano, nessun tipo di problema, ti metti in terza, la si guida veramente in maniera tranquillissima. Però se, oh, che bella la Mokka, questa non è mica la Mokka della Opel, sì, la Mokka, bella, mi piace come è fatta. Si guida veramente bene la moto, facile. Sospensioni elettroniche, veramente un lavorone. Ho fatto delle strade con un po' di buche, però avete visto, nessun tipo di problema. Io apposta comunque, quando faccio le prove, testo sia il cambio elettronico quando c'è, sia anche il cambio normale con la leva della frizione. E perché uno magari dice uso quello, uso l'altro, e funzionano entrambi molto bene, a parte che la moto è nuovissima, però funzionano entrambi molto molto bene. La strumentazione è solo una cosa, magari io rivedrei un po' il design, cioè il layout della strumentazione la rivedrei magari per farla magari un pochettino più accattivante nei colori, cioè questa è una cosa mia ragazzi, è una stupidata, però non lo so, darei una rinfrescata al layout grafico magari tramite aggiornamento software, penso che si possa fare una cosa del genere, o magari per i modelli futuri, insomma. Un aggiornamento anche alla grafica della strumentazione, che è chiara, ben leggibile, però sì, cioè è chiara, no? Qua il contagiri vi dicendo, qua in piccolo le varie modalità non è male, sì, come strumentazione, però forse qua l'avrei messo un po' più in grandi, in primo piano, non lo so. Io sono in ritardo e so già che mi prenderò una sgridata perché avevo mezz'ora e ci ho messo 40 minuti, neanche più di tanto, però siamo quasi arrivati ragazzi. Avete visto, insomma, perfetta per l'uso in città, va bene, cioè il peso non lo avvertite, ecco il peso, 232 kg in marcia è il peso, per intenderci, di una TRK 702, no? La stradale pesa più o meno così, però qua rispetto alla Benelli avete tutt'altro, motore, ciclistica, elettronica, tutto, però ecco, per intenderci il peso è quello di una TRK 702X, la stradale, mentre la X pesa tipo 4 kg in più se ricordo bene, però siamo lì con i pesi, però il peso non è un problema assolutamente, anzi su una moto di questo tipo probabilmente vi dà più stabilità, magari in giro se c'è del vento, siete in coppia, la moto è bella stabile, però non è pesante, ecco. Attenzione, non è pesante, cioè si gestisce molto bene. Anzi, tu imposti una curva, la moto è lì stabile che la segue, quindi si guida bene la moto. Ci sono delle moto pesanti con dei motori un po' scarsi dove a volte fai le curve, devi anticipare, capire come dovrai fare quella curva e calcolare il peso. Qua no, cioè qua ti metti in curva e la moto curva. Poi ottima piega, ottimi anche gli pneumatici. Vediamo se riusciamo a spegnere la moto. No, non ce l'abbiamo fatta. Bene, vedete, adesso ci sto prendendo la mano sulla leva, sul gioco della leva. Abbiamo davanti a noi una Tesla. Quello che vorrei fare un giorno è, ma non, ci ho provato una volta, ma il tipo non c'è stato. Vorrei provare a fare sul dritto un bel allungo contro una Tesla, vedere come va a finire. Non con la Hornet, non lo so con la Hornet come andrebbe a finire, però con un 1000 di questo calibro mi piacerebbe provare. Ragazzi, da questa prova è tutto. Cosa vi devo dire? Mi piace o non mi piace? Mi piace, come mi piacciono tutte le Suzuki. Volevo provare anche la GSX-8R, se riesco la proverò, anche se ho già provato la GSX-8S, la base è la stessa, il prezzo aumenta 9.700, ma il motore è sempre quello. Volevo provare la vostra Moto 100 SE, ma ho già provato la DE, anche se comunque la SE è molto da 19. Se riesco proverò altre moto. Per questa è
un'ottima moto, un'ottima viaggiatrice, secondo me, un ottimo motore, lineare, fluido, non ti mette mai in difficoltà, ma all'occorrenza se spalancate è bello cattivo, perché prima sul dritto, vabbè, in poco spazio sono arrivato a una bella velocità con un 2 davanti, non diciamolo, no, beh, comunque motore che spinge forte, e vi dicendo, comoda, ottime sospensioni per viaggiare, una bomba, non è molto grossa, io lo vedo come un vantaggio, cioè io viaggerei in coppia con Erika, la Zavorrina, con questa tranquillamente, c'è chi predilige le moto più grosse, vedi quelli che hanno i BMW, vi dicendo, ma secondo me questa vi permette di avere tutto, la comodità, la potenza, è bella anche come estetica, l'elettronica, sospensioni elettroniche funzionano veramente molto bene, brava Suzuki, brava, 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 niente da dire, cioè, brava. E il prezzo è in linea, ragazzi, con le altre, intanto stavo andando chissà dove. Per questo video è tutto, ragazzi, sono in ritardo a riportare la moto e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao a tutti!